sta per iniziare, si accendono i semafori, si spengono, via, partiti, gara 1 al meglio degli 8 giri VOC, ha un buono spunto, ma vedo un Ruggero che riesce a scavalcare la compagnia VOC, si mette in seconda posizione, in terza c'è Lazzaro Valsecchi. Allora andiamo un po' a ribadire tutto quanto la griglia di partenza, prevedeva Lorenzo VOC in pole position 1.47.4, al suo fianco Lazzaro Valsecchi in 1.48.1, Ruggero in 1.48.9, ma Ruggero ha avuto una partenza sprint. Allora cercheremo anche di capire se riesce a stargli dentro Lorenzo VOC. Per quanto riguarda la classifica di competizione, lo ribadiamo, gara 1 è fondamentale, siamo nella race attack 1000, abbiamo un VOC che ha 172 punti, Pellegrinelli 145, Valsecchi 126, ricordiamo che c'è la doppia manche per quanto riguarda la race attack 1000, e chiaramente se Lorenzo VOC dovesse anche soltanto fare una posizione tra le prime tre, sarebbe poi indiscutibile la vittoria della classifica finale, anche perché VOC in questo momento ha 27 punti su Pellegrinelli. Pellegrinelli dovrebbe arrivare prima e dovrebbe sperare fondamentalmente che VOC non faccia punti per andare a giocarsela in gara 2. Bellissima cornice di pubblico in quel del Cremona Circuit. Mi sembra che Ruggero abbia un passo incredibile. Ricordiamo e ribadiamo che le qualifiche che sono state effettuate il giorno prima, pioggia torrenziale, pioggia battente, quindi i tempi sono anche abbastanza sfalsati. Ruggero però sembra avere un bel piglio, e soprattutto VOC starà facendo sicuramente qualche calcolo. Non possiamo pensare, e praticamente non escluso che VOC nella sua testa non faccia dei calcoli. In questo momento però è Ruggero che comanda, VOC alle sue spalle, Valsecchi dietro. È sempre stata la 1000 una competizione un po' meno equilibrata da questo punto di vista rispetto alla race attack 600 che abbiamo commentato, impennatona di Ruggero, VOC che gli sta dietro, VOC che ha un unico e grande e solo obiettivo che deve centrare fondamentalmente, che è quello di vincere la classifica di competizione per darsi uno slancio, un impeto. La seconda fila era composta da Crifò, Pellegrinelli e Maneggia, stanno tutti quanti battagliando, ma intanto Ruggero sta prendendo il largo. Ruggero sta cercando di scavare un bel solco tra sé e la compagnia cantante, e ci sta riuscendo. Noi lo ribadiamo e lo ripetiamo, è chiaro che nella testa di VOC, se uno dovesse farsi un paio di calcoli, dice: ma sai che c'è, quasi quasi me ne sto lì tranquillo, me ne sto sereno e non ho niente da vedere, da aspettare, da fare o chissà che cosa. Gli altri invece devono provare a spingere, anche se Pellegrinelli non sembra avere l'abbrivio in questo momento per riuscire a stare dietro, anche perché Pellegrinelli ha chiuso con un tempo in qualifica molto molto alto, 1.52.087, partendo dalla quinta posizione. Crifò in quarta, in terza lo ribadivo, Ruggero partiva in questo momento. VOC però studia la situazione, si è messo alle spalle di Nicola Ruggero e aspetta, guarda con tacita tranquillità, sapendo con quell'abbrivio di dire: ho il destino dalla mia parte e me lo sono costruito cammin facendo. In challenge Fabretti 166, Scaltritti 158, lì c'è una bella contesa, anche perché sono molto vicini, mentre stanno volando, sta veleggiando Ruggero, sta facendo dei tempi pazzeschi. VOC no, non si sta ripetendo, VOC sta praticamente guardando mentre va a scalfire l'ultima chicane. Il buon Ruggero, prima di passare, di tagliare la parte finale, e siamo al terzo giro su 8. Mancano 5 giri a Lorenzo VOC per laurearsi campione. Non ce ne volere, Lorenzo, non ti vogliamo portare sfortuna. C'è competizione dietro. Noi lo ricordiamo che la Race Attack è una delle competizioni più interessanti del Trofeo Moto Estate, che quest'anno fortunatamente ha aperto anche al pubblico. La Race Attack è una competizione che unisce, lo abbiamo detto anche per la quanto riguarda la 600, unisce un po', diciamo, quell'amatorialità a quel professionismo. Intanto attenzione, perché Valsecchi si è attaccato a VOC e proverà probabilmente già a scalzarlo, e chissà che non ci riesca. VOC chiaramente ha bisogno di fare un po' di training autogeno, perché deve restare assolutamente in ballo, deve restare assolutamente in pista, e ha bisogno di tutto questo. Gli sta dietro, e non è neanche probabilmente Lazzaro, sì, è Lazzaro Valsecchi. Abbiamo visto adesso una ripresa, Ruggero è scappato, Ruggero è assolutamente artefice del suo destino. Nicola Ruggero sta volando a vele spiegate, è artefice del suo destino e sta continuando come un martello a proseguire la sua scalata, e deve continuare da questo punto di vista a falcidiare tutto ciò. Ruggero sta facendo una gara assolutamente on fire, in controllo, dietro VOC, poi Valsecchi,
Io in realtà stavo cercando di capire anche la posizione di Pellegrinelli, perché lui, dritto da parte di Valsecchi. Attenzione al dritto da parte di Valsecchi, che darà sicuramente respiro a Lorenzo Vock. Grifo prova ad entrare su Valsecchi, no, non ci riesce, bravo. È sesto Pellegrinelli in questo momento, è lontanissimo, e Vock in questo momento gongola in pennatina. Quell'errore di Valsecchi gli permette di respirare, gli permette di gareggiare probabilmente almeno per altri due o tre giri, di stare là tranquillo se non vuole forzare anche lui. È quanto di meglio potesse succedere in questo momento nella gara di Lorenzo Vock, questo dritto da parte di Valsecchi, che stava cercando di forzare il terreno per avvicinarsi. Ruggero sta facendo un'altra gara, spaventosa gara da parte di Nicola Ruggero, che non conferma chiaramente quello che aveva fatto vedere in qualifica, ma lo ripeto, le qualifiche erano abbastanza sbiadite da questo punto di vista e non hanno molto a che vedere con quello che abbiamo visto in gara. Intanto passano un po' tutti quanti i piloti, da Geninatti a Beraldo. Ripeto, la sfida Scaltritti-Fabretti molto interessante per quanto riguarda la challenge, ma restiamo incollati a quello che riguarda gara 1. E a questo punto, se gara 1 dovesse terminare così, non ce ne voglia nessuno, a quel punto assisteremo ad una gara 2 bellissima, perché tutti quanti si giocherebbero la vittoria senza particolari patemi d'animo. In questo momento non mi sembra che Vock stia soffrendo chissà quale patema d'animo, e tra l'altro Valsecchi lo ha aiutato con quel dritto. Valsecchi ci sta dimostrando che ha un buon ritmo per poter stare alle spalle di Lorenzo Vock, ma con quell'errore si è staccato e sta cercando di riavvicinarsi, di ricucire lo strappo. Grifo è stato scavalcato intanto, mentre dietro stanno cercando di farsi una bella battaglia, e le telecamere vanno ad indugiare un po' anche sui piloti, come Francesco Cortesi in questo caso sta continuando a girare nella speranza di riuscire ad avvicinarsi agli altri piloti. Dietro Pellegrinelli fa veramente una fatica assurda quest'oggi, è in difficoltà con la sua moto, non riesce ad essere performante. Intanto il quinto giro, lo strappa Ruggero, un distacco siderale da Vock, 5 secondi e mezzo, ma il box di Vock lo informa che è molto molto vicino all'obiettivo, che è la vittoria di categoria. Proietti sta provando anche lui a tenersi un buono slot per proseguire quella che è la sua gara, una gara anche lui da questo punto di vista molto interessante. Si è incastrato per quanto riguarda i piloti che giocano per la qualifica, che se la vedono per la quarta posizione. Le telecamere indugiano chiaramente su Lorenzo Vock, che è secondo, terzo Valsecchi che passa, guardateli qua via via, Pellegrinelli molto attardato, è riuscito a scavalcare Grifo, che probabilmente ha avuto qualche problema perché si trova prima in quarta posizione, adesso si trova scalato in sesta. Poco importa a chi sta dietro, intanto continuano tutti quanti a passare via via. Molto, molto bello comunque il fatto che tutti quanti i piloti stiano rendendo davvero omaggio a questa competizione. Come vi dicevo, unisce a questo compito di unire l'amatorialità, la professionalità, la race attack, nel pieno rispetto delle regole della sicurezza. Ed è una, parlando anche poi con i piloti, è veramente molto formante, molto probante anche a livello di categoria, anche perché la doppia manche è sempre... Qualcuno magari la può vedere come un doppio impegno, qualcuno la vede invece come delle gare veloci, come delle sprint, un po' come succede nelle macchine che fanno queste gare sprint, e sono molto molto belle anche da vedersi, anche perché poi il pilota deve dare il meglio di sé, deve concentrarsi in quegli otto giri, e può succedere davvero di tutto. Lo ripeto e lo ribadisco, qui Ruggero non era dato favorito fondamentalmente, ma si è preso da solo la leadership, come vediamo in questo caso con questo bellissimo questa bellissima inquadratura. Intanto ha tagliato il traguardo del sesto giro, lo vediamo, la concentrazione, l'impegno da parte di Nicola Ruggero, che ha un distacco siderale a quasi 8 secondi da Lorenzo Vock. Intanto Valsecchi si sta avvicinando di gran carriera a Lorenzo Vock, quando mancano due giri dal sogno di Lorenzo Vock di laurearsi campione di categoria. È questa la cosa che più gli interessa, e non me ne vogliate se io continuo a dire campione, anche se chiaramente il campione è quello del mondiale, della MotoGP, della Moto2, della Moto3, ma per noi questi ragazzi restano davvero, e soprattutto per me che li commento, restano dei campioni, tanto per iniziare come uomini, come persone, perché, e questo lo dobbiamo ribadire, il clima che si respira all'interno dei Trofei Moto3 è un clima assolutamente di prima levatura, tutti amici, un paddock veramente unito, avvolgente, dove rimangono coinvolti tutti i piloti, e anche quelli che gareggiano l'uno contro l'altro non hanno alcuna forma di invidia nei confronti dei primi rivali, ma più che rivali, degli amici che hanno all'interno del circuit. E la manifestazione la vedrete poi quando andremo a commentare la 300. È venuto un veterano, un pilota come wildcard, come Coppola, che ha detto: signori, sono venuto di qua per gareggiare a mo' di allenamento, ma mi sembra che questo più che un allenamento sia veramente una grande fatica, perché ci sono dei piloti che sono fortissimi
E Cremona è la pista preferita di diversi piloti, una pista completamente diversa da tutte le altre, 3700 metri di percorrenza, ne mancano praticamente a Lorenzo Wok per questa iniezione finale di fiducia. Quando vedrete 7 su 8 vorrà dire che ne mancano 2 di giri, allora a quel punto ne mancheranno 7400 di metri per la vittoria di Lorenzo Wok, che sta percorrendo l'ultima chicane finale. Intanto è già andato a 7 su 8 il buon Nicola Ruggier, ci sta passando adesso Lorenzo Wok, che intravede il sogno, che intravede quello che è la sua più grande realizzazione di questo, e per quello che è più che altro il suo grande obiettivo di annata, che era la vittoria della Restart 1000. La sta ottenendo già in gara 1, così non ha nessun patema d'animo per quanto riguarda gara 2, sta continuando a spingere, sta continuando ad andare sia Ruggero sia Lorenzo Wok. Questa è la realtà, vediamo ancora il buon Ruggero come continua ad andare, e dietro tutti quanti i piloti che stanno a guardare. 7 su 8, manca un giro e mezzo a Wok per laurearsi campione della 1000 Race Attack. Lo ricordiamo, la Race Attack, questa competizione meravigliosa che offre la possibilità a tutti questi piloti di poter entrare nel mondo del professionismo uscendo da quello amatoriale, con un approccio molto interessante. Wok ne sa qualcosa, anche Nicola Ruggero, che sta continuando in maniera impavida a disputare la sua gara con tenacia, con veemenza, con forza. Guardatelo qui, affronta il curvone che lo immetterà sul rettilineo, quello che poi darà sfogo e sfoggio per poter arrivare al final lap. Wok intanto è stato raggiunto da Valsecchi. Wok è stato raggiunto da Valsecchi, e fondamentalmente anche un chi se ne frega da parte di Lorenzo Wok secondo me scapperà, perché Wok dirà: ma sì, anche se mi dovesse sorpassare non è un grosso problema, l'importante è terminare davanti a Pellegrini, l'importante è laurearmi già in gara 1 campione. E allora eccolo che spunta Nicola Ruggero, in pennatina, final lap, ci siamo, 3700 metri di percorrenza che mancano, tra poco 3700 metri anche per Wok e Valsecchi, per Wok per potersi stampare l'effigie del numero uno sulla sua carena, di questa scuderia meravigliosa Bikers da Cordoli, capeggiata dal buon Filippi, che potrebbe regalare una doppia gioia, perché ci sono anche Bassi e Boccellari impegnati in 600 Race Attack. E allora eccolo qua, Ruggero affronta praticamente le curve centrali, siamo praticamente a meno della metà della fine di gara 1 della Race Attack 1000. Ruggero sta imprimendo, ha impresso il suo ritmo, Pellegrinelli non ne ha avuto più, tra l'altro visto che Crifò potrebbe averlo scavalcato, e allora a questo punto evidentemente soltanto una maratona, una piccola marcia che porterà i piloti a terminare la gara a meno di sbavatura, a meno di errori. Valsecchi è vicinissimo a Lorenzo Wok, ma mi sembra che Valsecchi non riesca nemmeno a spingere per sorpassare. Intanto Crifò su Pellegrinelli, eccolo qui, Crifò su Pellegrinelli è passato. Andiamo a indugiare anche su altre immagini da parte dei piloti un po' più attardati, ma torniamo su Ruggero tra poco. No, questo non è Ruggero, lo potete vedere, potete scorgere, non è la sua carena, vedete quel pizzichino di rosa nel casco, nella carena che è della moto da parte di Nicola Ruggero. Tra poco andremo proprio su di lui, eccolo qui, Ruggero c'è, sta continuando a proseguire, affronta praticamente l'ultima curva finale, vince, super Nicola Ruggero, si gira anche, aspetta, vede, impenna, va, forca, briga, ma la cosa importante sono quei due là dietro, Lorenzo Wok, secondo e campione della Race Attack 1000. Terzo Valsecchi, esulta Wok, lo vedete, chiaramente felice, felicità allo stato puro per Lorenzo Wok. Impennano anche dietro Proietti, vedo passare diversi piloti, anche Pellegrinelli con Crifò. Vince Nicola Ruggero, secondo Lorenzo Wok, terzo Valsecchi, ma la cosa più importante è che Lorenzo Wok è campione della Race Attack 1000.